What è a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa siamo riusciti a finire il capitolo 4 del nostro amato, per modo di dire, pittore, e quindi adesso non ci resta che incominciare il capitolo 5, che si chiama Il Tocco. Questo titolo un po' ambiguo sinceramente mi dà da pensare, ragazzi, anche perché davvero io non so più cosa aspettarmi da questo gioco. Quindi stiamo per incominciare il penultimo capitolo del pittore, ma quanto mi sembra di aver capito, ragazzi, non finirà lì la nostra disavventura, la chiamerei, perché suppongo che ovviamente ci riporteranno anche dalla nostra cara scrittrice, quindi c'è proprio un insieme di follie che non ci avrei proprio voglia di vivere. E quindi, l'ultima volta ci siamo salutati esattamente qui, per cui la nostra disavventura col caro pittore, ragazzi, sta per volgere a termine. Dipende di cosa stiamo parlando. A volte la carta igienica non è abbastanza. Quelle sono situazioni veramente spinose. Facile da dimenticare. Magari questa disavventura fosse facile da dimenticare. Purtroppo così non è, vediamo un po'. Ah, leggiamo. E viene da me alla fine della bottiglia, il maestro cornuto del cubismo. Beviamo alla caduta della realtà, fino a che le forme si affilano e mi taglio sui vetri rettangolari e lisci e si ritira nel suo nido, nell'iride del mio occhio sinistro. Questo ovviamente è scritto da lui, ragazzi, perché c'è una chiazza rossa lì al lato del foglio, ma io credo che siamo già in preda alla completa follia di questo soggetto. Parla della fine della bottiglia, ovviamente lui era un alcolizzato, ragazzi, in ubriacone, maestro cornuto del cubismo, cioè sono cose completamente deliranti, cioè non hanno il minimo senso, voglio dire. Oddio, non è che tutto qui abbia senso, e anzi nulla ha il minimo senso, quindi diciamo dei sì. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. What? In che senso? Perché entrambe le braccia rotte? Ma di cosa stai parlando? Sono nelle pareti. I miei brividi sono nelle pareti, i miei brividi sono assolutamente dappertutto, ragazzi. Arte cubista, una disgrazia, dice Aha. L'arte verte attorno alla bellezza, scrive Aha. Un pittore ampiamente riconosciuto per il suo talento fino a pochi anni fa. Poi è diventato una merda. Questi sedicenti pittori si sono persino dimenticati di cosa sia la bellezza o hanno deciso di insultarla. Uno spreco di vernice, uno spreco di talento e uno spreco di tempo. Questo suppongo che appunto sia una critica sua, del nostro amico pittore, all'avvento evidentemente, ragazzi, del cubismo. Non gli darei tutti i torti, se la vogliamo dire tutta, ragazzi. Ok, ho raccolto la chiave. Devo prendere altro? Sembrerebbe di no. Abbiamo la chiave per que... Porco zio. Era sembrato ne vede in ombra. Mannaggia santa, raga. Io non so per quanto ancora resisterò a tutto ciò. Io ve lo dico. I ratti pure che mi camminano in mezzo alle dita dei piedi. Ogni volta che, ragazzi, inizio a registrare un video su questo gioco ci vado con tutte le migliori intenzioni, no? Forza, coraggio, non mi faccio spaventare. Assolutamente no, assolutamente. Ai, che me vuole crollare in testa? Sarebbe, penso, meglio, guarda, se tutto ciò finisse tipo adesso. Istante, magari mi cade un pezzo di muro sopra la testa e la facciamo finita. Che dite? Per me che è una soluzione più che decente ormai, vista la merda che siamo costretti a vivere. I topi.
E vai, spazi sempre più angusti. E vai, siete dei pazzi di merda, vi odio. Vi odio tipo profondamente, ma proprio dal profondo delle mie viscere. Lo posso dire? Lo posso dire, certo che lo posso dire. Lo dico e lo affermo a gran voce. Che siete delle merdacce putride. Ehi. Mazza, amore, mi usa il traddosso per caso? Mi va a attaccare qualche rara malattia? Di cui non sappiamo assolutamente nulla? No, va bene. Come non detto, i corridoi lunghi, sempre un piacere. Le porte che si chiudono e il ratto mi sta facendo tipo da guida. Run! Ehi, run! Oddio, che devo fare? Dove devo correre? Oh, porca miseria. Mi sa che... cioè, devo correre via, suppongo, no? E che cazzo? Ma corri però. Corri, frate. Non ancora? Ma io direi di sì. Sì, ancora. Oddio, sta cambiando tutto. Oddio, sta cambiando tutto, raga. What the fuck? Che cosa sta succedendo? Non vedo niente. Non so se ci sono i topi che mi inseguono ancora. È lui che mi fa da guida? Sei tu che mi fai da guida? Sei quel tuo sederino peloso? Ehi! Ok, queste cose le odio. Oh! Quanto sono maledetti, ragazzi. Quanto sono maledetti! Adesso già so che io mi volterò e sarà cambiato. E mi volterò e sarà cambiato di nuovo, no? No? Cambia più? Davvero? E volete dire che è finita qua? Oh, certo. Oddio, gli occhi, no! Oddio! Minchiate brucioliride, Dio santissimo. Art is not about watching. It's about feeling. With all senses, every part of your body. It's the only way to understand it. The only way to eliminate doubt. Tutto assolutamente meraviglioso e magnifico. Tutto ciò che faccio lo faccio per smettere di pensare, per tenere lontane le domande. Questa è davvero la casa che conosco. Date un attimo, grazie. Dove mi trovo? Cosa si trova dietro quella porta? E cosa dietro di me? Le domande sono peggio di qualsiasi cosa possa realmente succedere. I pensieri, le supposizioni. Assolutamente d'accordo. Assolutamente. Piromani striduli, urla che echeggiano, nulla li ferma, ma non mi arrenderò facilmente. E vai, un altro bel disegnino pimpante per la nostra collezione. Cosa ho preso? Ah, un pezzo di tela, giustamente. Ah, ne stiamo raccogliendo, quindi ne dovrei trovare 5. Ogni errore, un'insidia. Io direi che ogni fibra, ogni cellula, ogni atomo sia un'insidia. Altro che errore qua. Forza e coraggio. Forza e coraggio. Ho la mia fedelissima lanterna qui con me, che purtroppo ha un uso limitato. Io vorrei ancora capire il perché, sinceramente. Ma fa niente, non ci faremo. Ehi! The most when he lost himself. Ok, d'accordo. Fatto benissimo. Non c'è da meravigliarsi che una vecchia stella dell'arte si ribelli alla luce del sole che la eclissa. La verità è che da ormai molti anni che i dipinti di sono piatti ed eccessivamente convenzionali. Non suscitano emozioni, non raccontano nulla di importante e sono, nel migliore dei casi, solamente piacevoli alla vista. L'arte non dovrebbe essere piacevole, dovrebbe rivoluzionare il mondo. Ah, sì, vabbè, poi ognuno, ragazzi, c'è. Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See?
but can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Niente, allora, non solo, ragazzi, il disastro successo alla moglie, cioè non solo il disastro familiare, poi giustamente col passare degli anni la sua stella è andata sempre più tramontando e quindi affoghiamo i nostri dispiaceri nell'alcol. Quello che stavo dicendo un attimo prima di essere interrotta è che l'arte poi... L'arte poi ognuno la vede un po' a modo suo, cioè è sempre una cosa incredibilmente soggettiva. Bella che l'impronta... Oh, è permesso? Posso? Ehi! Ho chiesto il permesso, non c'è bisogno di incavolarsi, accidenti a voi. Si dice che un dipinto valga mille parole, sebbene ciò sia vero per molte opere d'arte, a volte le parole che vengono in mente sono poco lusinghiere. Volto di bambino è uno di questi dipinti, questa anomalia artistica continua ad ispirare migliaia di fan della mediocrità, mentre in effetti non è nient'altro che un'attrazione secondaria. Francamente è eccessivo definirlo arte, si tratta solo di uno scarabocchio, è il risultato del lavoro di un pittore non del tutto a posto, rinchiuso in uno scantinato buio per una settimana. Pur lasciando da parte l'esecuzione imperfetta, il dipinto resta pessimo. Quindi anche la critica lo ha praticamente, ragazzi, cioè abissato, cioè l'ha praticamente devastato, distrutto. Mamma mia, regà, non è facile, cioè quando poi ci si ritrova... You left me alone. Oh, porca vacca! Mannaggia la miseria! Stavo dicendo che quando ci si ritrova all'apice, poi ritrovarsi dalle stelle alle stalle è una cosa difficile. Una cosa parecchio difficile. Cioè, comunque sono colpi, ragazzi. Colpi duri che... Oddio, che è? Ehi! Che non tutti riescono ad incassare, eh? Questo è poco ma sicuro. Io vado, ho la chiave. Ciao ragazzi, è stato bello. Posso? Di nuovo, è permesso? Salve? Non mi dite che è uno di quei loop maledetti. Non puoi averla. Di cosa stiamo parlando? Di cosa staremo parlando? È uno di quei loop. Va bene, va bene, va bene, va bene, va benissimo. La porta è sparita. Perfetto, fantastico, meraviglioso. Quanto ancora devo girare? Molto carino. Oddio. Allora, prima non c'era manco una porta, ma c'erano messe 20. Giusto per facilitarci un po' le cose, vero? Vabbè che se sono chiuse. Ehi, e basta che è stato a fan casino della Madonna. Perché cosa? Tra l'altro, ui, bello il mappamonodo. Questa è aperta? No, è chiusa. Va bene. Continuerò a girare come se non ci fosse un domani. Non posso aprirla questa, è chiusa. Pure la porta continua ad essere chiusa. Bello come continuate ad arredare questo posto, eh? Se devo essere... Adesso posso entrare? Minchia. Io ve la richiudo la porta. Dio santissimo. Spero che non si incazzi nessuno. Perché qua, regà. Non appena respiri qualcuno si arrabbia. Altre porte. Ehi, la tua madre! E basta, 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 basta! Malcontents. Raga, diventa sempre peggio.
Sempre peggio. Allora, questo è scritto da lei. 19 luglio. A giudicare dal silenzio appena sceso sulla casa, posso affermare con sicurezza che finalmente è morto. Chi è morto? Senza dubbio circondato da bottiglie vuote e brandelli laceri di tela. Le sue compagne di letto preferite. Sta parlando di lui, ragazzi. Ma quindi chi ha ammazzato chi? Non è chiaro. Ogni volta che accade, prego che sia l'ultima. Prego intensamente, con ardore. Padre nostro che sei nei cieli, fa che si spacchi la testa e che il marciume ne fuoriesca. Fa che si tagli i polsi con dei cocci di vetro e che la rossa bile scorra. Fa che soffochi nel suo stesso vomito, così che tutti noi possiamo trovare pace. Se non lo farai, un giorno troverò il coraggio di andare di sotto e ammazzarlo con le mie mani. Tu tra tutti dovresti saperlo. Non è la mancanza di forza di volontà che mi ostacola. Amen. Mamma mia, raga. Mamma mia, cioè ormai anche lei per lui provava un odio viscerale e profondo. Cioè, regà, è roba pesante. Non è robetta, eh. Cioè, quando eri... Perché parlando con Dio, diciamo così, ha detto, sai che non è la forza di volontà che mi manca, nel senso, se potessi farlo adesso lo farei. Evidentemente, ragazzi, essendo rimasta comunque invalida in qualche modo, non riusciva proprio materialmente. Così, improvvisamente, me la mandate a fuoco. Come se non ci fosse un domani. Oddio è là. Oddio è là. Vado. Aspetta, aspetta, fammi tenere là. Ciao bella. Non piangere. No, 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 ma porca miseria. Minchia, ho acceso troppo tardi la lanterna. E Yasa, regà. Cioè, ho visto che spariva. Sinceramente non mi aspettavo che ricomparisse così da un momento all'altro. Va bene. Mamma mia, riproviamo. Greve, tutto ciò. Pesante, ragazzi. Veramente pesante da sopportare. E mo di nuovo. Via. Detto niente. La mandano a fuoco così. A caso. Va bene, ci sono. Stavolta sono pronta. No, perché fa lo scatto felino la stronza. Non ha preso fuoco, non ha preso fuoco, non ha preso fuoco, non ha preso fuoco. Ok, ok, non mi era bastata la lanterna. Oddio, corri, oddio, corri, oddio. E io me ne voglio andare. Me ne va, la devo tirare. Oh! Usa sta cazzo di lanterna. Ne vale davvero la pena? Fare cosa? Quest'inferno di merda. No che non ne vale la pena. Oddio, è tutto chiuso, raga. No, 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 no. È veloce la stronza di merda. È veloce. Via, 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 via. Io spero di sì. Sinceramente. Minchia, raga. Cioè, te lasciano proprio questo senso di ansia. Respiri profondi, proprio quelli che sto facendo adesso. Ricorda, sei un professionista, sono solo le prime pennellate, poi avrai superato il peggio. Che c'è di tanto difficile? Questo è un suo messaggio a se stesso, suppongo. Ok, avrei dovuto davvero farlo? Posso accenderle, posso spegnerle, cosa cambia? Non ne ho sinceramente idea, ragazzi. Oh! Oddio. Bello, bellissimo. Ma se le accendo, se le spengo, non sto capendo se cambia qualcosa o meno. Vabbè, le lascerò accese allora, eh. Intanto prendo questa. Posso? Che è? Che è? Che è? Non vedo. Non vedo. Oddio. Oddio. Oddio, raga. Oddio, 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 che è? Che è? Non si vede un cazzo, non si vede, non vedo niente. Che cazzo è successo? Che cazzo è successo?
What the fuck? Cosa dovevo fare? Cosa devo fare? Non si vede una minchia. Però intanto ho preso una chiave. La chiave, una chiave. Va bene. Non so, dovevano andare davvero così le cose. Ah, dovevano andare davvero così. Ah, ok. Sono rinata qua, semplicemente. È successo il delirio ed è andata a finire così. Va bene. Perfetto. Gli ascensori. Non mi piacciono. No. Sinceramente no. Proprio se devo essere sincera. Posso salire? Ah, oh shit. Sì, posso salire. Va bene. Ehi. Che dice? Come sopra, così sotto. What? Che vuol dire? Che vuol dire? Oddio che è? Che è? Oh. Oddio. Ah, puttana che te parlo. What the fuck? Che cazzo è successo? Raga, non te danno tempo di respirare. Che cazzo è successo? Non ho manco visto cosa è successo. Sinceramente non sono riuscita a vedere cosa è successo. Oddio che è? Io per puro caso ho fatto sta cosa a destra, eh? Che cazzo vuol dire? Che sto facendo delle scelte. Violino, assolutamente. Lei suonava il violino. Oddio. Qua cosa abbiamo? Casa o... quadri? Casa. Cerchiamo di mantenere scelte pseudo buone, se le possiamo definire così. Va bene, vado. Ma perché? Perché mi dovete torturare così? È una continuazione, Dio santissimo, una continuazione. E che cazzo. E così il nostro accordo, seppur proficuo, deve volgere al termine. Cerchiamo qualcuno che comprenda l'arte moderna un po' più a fondo. Qualcuno capace di lasciarsi coinvolgere da essa. E lei, signore, non sembra più essere la persona adatta. Le sue reazioni ad altre recensioni e lettere da parte dei nostri lettori scoraggiano il proseguimento della collaborazione. Distinti saluti, quindi era stato pure smerdato, scagato per eventuali lavori. Questa era lei? Beh, una bella donna, sicuramente. Oh, non ero pronta. Germana, che cazzo è? Oh. Everyone hates it. I have to make it perfect. Io. Dai. Che vuol dire? Continua a cambiare, tra l'altro, il modo in cui stanno queste fottutissime sedie. Mi fate andare via? Ah! Tormana, me ne vado, basta. Andate al diavolo. Cristo santo benedetto. Me ne so it. Oh, bello qua. Stupendo. Sempre meglio, mi raccomando. Sempre meglio. Permesso, salve. Entro, mi permetto. Un altro pezzo di tela. Anche se ormai, ragazzi, cos'è sta roba? Cosa ho raccolto? Non lo so. Sembra una specie di leva per qualche marchingegno o robe simili. Allora, qua c'è un cassetto che può essere aperto. Io lo vorrei aprire perché sono curiosa.
C'è qualcosa? Ottima domanda, Peter. A dire il vero, è un luogo comune molto diffuso. Alcuni pensano che si tratti semplicemente di spargere della pittura su una tela, ma si sbagliano. Io credo che ogni dettaglio debba esistere nella mente dell'artista fin dalla prima pennellata. Lo stesso processo riguarda più seguire questi passaggi premeditati, piuttosto che dare pennellate a caso. Personalmente, l'ho sempre interpretato come un rituale. Un rituale? Che cosa sinistra? Non necessariamente, anche se devo ammettere che c'è sempre qualche rischio. Per creare, l'artista deve prima dissezionarsi, figurativamente parlando. Se l'artista ha successo, quelli che gran parte della gente vede come semplici strumenti di un mestiere divengono invece i pezzi della sua ascensione. Manufatti sacri? Forse è un'esagerazione. L'arte può essere davvero bella, ma il processo che porta alla sua creazione raramente lo è. Quindi l'arte è tipo sacrificio e robe simili. Cosa abbiamo qua? Vediamo un po'. Devo iniziare a fare pratica, non mi importa cosa ne pensi, non sono la stessa persona senza musica. Questa era lei, ovviamente, ragazzi, ma la scrittura è tutta distorta, quindi evidentemente aveva subito danni anche agli arti, ovviamente, quindi non riusciva manco più a suonare. Sì, questo anche aveva scritto, se non sbaglio. Ok. Allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Io non so quanto duri effettivamente ancora questo capitolo, ma come vi avevo detto, proprio per una questione mia di sopportazione, non riesco a fare video più lunghi di così su Layers of Fear, quindi mi perdonerete se i video non sono eccessivamente lunghi, ma non riesco a reggere più di questo. Quindi ovviamente riprenderemo da qui la prossima volta. È comunque interessante, ragazzi, vedere come questa storia si sia sviluppata. Perché è un continuo processo di distruzione di quello che ci hanno fatto vedere all'inizio, un rapporto bello, un rapporto davvero d'amore, di intesa fra i due. Invece sono arrivati ad odiarsi dopo varie vicissitudini ed è davvero una triste storia. E inoltre questo gioco, come sempre ragazzi, riesce a farmi infartare come non mai. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!